Ciao ragazzi, dunque questo video parto subito a parlare, anche perché la voce l'ho registrata dopo, il giorno in cui ho dipinto non avevo assolutamente il tempo di anche registrare l'audio, perché stavo facendo, non ero da sola nella stanza, stavo facendo molte altre cose, quindi devo parlarci sopra adesso, ma forse tutto sommato potrebbe essere anche più interessante la cosa. Allora, come avete visto, c'era il disegno già preparato, insomma, sul foglio, un disegno appena accennato, senza troppe ombre, senza troppi particolari, e io ho steso il primo strato di colore rosso del fondo. Mi sono concentrata più sul vestito barra kimono di questa bambina giapponese. Dopo averlo asciugato, il fondo rosso, ho cominciato a stendere il colore del volto. Parto sempre dai volti perché ovviamente sono quelli che richiedono un po' più di lavorazione. E comunque l'intenzione per questo dipinto era veramente di lasciarlo molto fresco, molto veloce, senza lavorarlo tanto come l'altro. Il colore che sto stendendo lo sto stendendo molto liquido, molto molto liquido, e come potete notare, perché i colori sono molto fedeli, è un colore neutro, cioè non è troppo giallo, non è troppo rosa, è proprio un colore neutro, un beigiolino chiaro chiaro neutro, color carne. Poi qua ho aggiunto un altro pelino di rosso, giusto per intensificare, perché a un certo punto, nonostante il colore fosse liquido, era abbastanza coprente. Quindi, siccome aveva coperto troppo il rosso, l'ho riaggiunto, ma proprio un pochino. Comunque, come avete visto anche nel video precedente, questo è il mio modo di lavorare, cioè di solito, faccio comunque degli strati, per quanto in questo particolare caso abbia tentato comunque di fare pochi strati, di lasciarlo molto, come detto prima, fresco, è il termine che mi viene da usare. In ogni caso, questo è il mio modo di operare, non è la regola assoluta, quindi non prendetelo come una regola assoluta. Adesso aggiungo questo azzurrino molto tenue, creato aggiungendo una puntina, proprio una puntina di azzurro al color carne che ho usato per tutta la base del viso. E vado a creare le ombre sotto gli occhi, sotto la bocca, nell'incavo del naso e anche l'ombra che poi sarà l'ombra dei capelli. Quella dei capelli la vado anche ad accentuare un po' con un colore un po' più violaceo. Perché come vi ho detto nell'altro video, se c'è uno stacco troppo netto tra i capelli e il viso, crea un effetto molto innaturale, molto brutto. E poi dopo aver creato queste ombre vado ad aggiungere ancora un velo del color carne che ho usato all'inizio. Ma è proprio un velo, lo vedete che è molto acquoso, si riesce a vedere bene proprio dalla ripresa. E copro anche le parti a matita, non importa. Ma comunque si vedono, si intravedono sotto, non è che le nascondo del tutto. E poi, sempre come vi ho spiegato anche l'altra volta, è molto importante andare verso i capelli, anche a coprire parzialmente, perché altrimenti si crea quel brutto effetto che vi dicevo, che è un effetto parrucca. E per la base dei capelli ho scelto questo colore violaceo, questo grigio violaceo. E continuo a fare questa operazione finché non mi sento abbastanza soddisfatta di aver creato le ombre che volevo. Ovviamente è abbastanza soggettiva la cosa. E poi do quest'ultimo strato che è un po' più tendente al rosa, nei punti, insomma, in cui ritengo che ci voglia il rosa, e poi comincio ad aggiungere le luci con questo che è quasi un bianco puro, diciamo un bianco puro leggermente sporcato dal color carne, e aggiungo le luci in maniera abbastanza definita. A questo punto ho cominciato a ripassare con la matita, come vi ho spiegato anche all'inizio, ho proprio volutamente lasciato questo disegno molto fresco, molto veloce, molto estemporaneo, con il tratto a matita che non è preciso, non è, sì, non è, diciamo che è meno volutamente meno realistico rispetto all'altro ritratto che ho fatto. Quindi, come vedete, sto mettendo la matita proprio con un tratto veloce, appena appena sfumato. Faccio questa cosa dove ritengo necessario, un po' in tutto il disegno, passo i contorni, diciamo. Anche gli occhi, vedete, non li vado a lavorare tanto, non li voglio realistici, proprio
ho cercato di un po' ispirarmi, tra virgolette, proprio alla pittura orientale che ha questi tratti, loro li fanno ovviamente con l'inchiostro, ma insomma non è troppo pittorica come la nostra. Adesso passo a dipingere le altre parti del dipinto. Comincio dal vestito. E anche qui ho deciso di lasciare che si vedesse molto il rosso sottostante, quindi ho passato questi strati di bianco, ho scelto proprio un bianco puro al 100% e steso in modo molto disordinato. Poi ho aggiunto anche per creare delle sorte di ombre un colore tendente al verdino e poi con il rosso ho creato le altre parti del dipinto. In questo caso all'inizio avevo messo questa sorta di sole che richiama poi la bandiera giapponese, l'avevo messo vicino al volto della bambina. In realtà poi, come vedrete alla fine, verrà cambiato. Ho deciso poi tra una cosa e l'altra di sistemarlo, di cambiarlo. Qui vi ho spostato il disegno per farvelo vedere, altrimenti non si vedevano le pennellate dove andavano. E sto facendo il fondo l'ho fatto con un giallino molto tenue. Comunque, sostanzialmente la tecnica che ho usato è sempre la stessa, dare questi fondi rossi su cui poi passo invece il colore per, diciamo, tra virgolette, un po' nascondere questo rosso, cioè creare un effetto un po' velato che un po' vedo non vedo, che lascia intravedere queste parti di rosso, ma non è troppo marcato. E la stessa cosa ho fatto per tutto il resto, anche come vedete sotto, non c'è il rosso, ho messo questa specie di grigio azzurrato come fondo per staccare un po' con i fiori bianchi, che sarebbero una sorta di stilizzazione di crisantemi, che come si sa il crisantemo è un fiore che per il Giappone è simbolo di gioia, proprio contrariamente invece a quello che rappresenta qui da noi, di gioia e di vita, tra l'altro. Dei fiori non sono proprio completamente soddisfatta, ma considerate che questo lavoro io l'ho fatto in un'ora e mezza, un po' meno di due, proprio con una velocità assurda, cercando anche di fare le riprese, no, le riprese non so come ho fatto a fare tutto contemporaneamente, infatti. Vabbè, sono abbastanza soddisfatta, diciamo, per il tempo che ho avuto di quello che ho fatto. Come vedete qui ho aggiunto anche degli altri tocchi, sia di rosso che di questo colore grigio azzurrato, e il motivo per cui l'ho fatto è semplicemente per equilibrare un po' tutto l'insieme, perché altrimenti c'era quella parte bianca del dipinto che era solo bianca e non mi piaceva. E poi ho lavorato leggermente di più il kimono, aggiungendo queste sorte di strisce, queste macchie che sembrano un po' dei fiori, che sembra un po' una fantasia della stoffa. Poi ho aggiunto un po' di luce anche sulla capigliatura. La capigliatura è molto 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 rovinata, cioè rovinata, è molto sporca, è molto graffiata. Non ho fatto una capigliatura precisa, ecco, realistica, ma questo dipinto non è realistico. E poi con la matita ho aggiunto gli ultimi tocchi e alcune parti le ho lasciate proprio volutamente a matita imprecisa. Poi ho aggiunto anche qua e là con questo pastello della Conte che ho, che è un pastello gessetto, di quelli, non di quelli morbidi, ma di quelli secchi che vi avevo anche fatto vedere in altri video. Ho aggiunto dei tocchi di rosso qua e là, sempre per equilibrare un po' l'insieme, e poi ho fissato il tutto, la matita e il gessetto, con della lacca normalissima per capelli. L'acrilico ovviamente non ha bisogno di essere fissato perché comunque plastifica, ma se usate comunque matita, gessetti o comunque una tecnica mista, magari anche tempera su acrilico, avete assolutamente bisogno di fissarla. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, poi vedete qua il risultato finale, che è cambiato, leggermente modificato. Vi consiglio di dare un'occhiata al blog Haiku for Happiness e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!